prima cosa bisogna mettere i fagioli in ammollo almeno 12 ore prima della cottura. L'acqua che dovrete usare non deve essere fredda né bollente, ma tiepida, quindi potete riscaldarla o prenderla direttamente dal rubinetto dell'acqua calda. L'acqua da aggiungere deve superare abbondantemente la quantità di fagioli. Dopo l'ammollo, infatti, vi renderete conto che i fagioli raddoppiano il loro volume. Trascorso il tempo dell'ammollo, scolateli con un colapasta. Sciacquateli sotto l'acqua corrente tiepida. Trasferite i fagioli in una pentola capiente. Aggiungete acqua tiepida. Anche per la cottura, l'acqua da aggiungere deve superare abbondantemente la quantità dei fagioli, perché in questa fase i legumi aumentano di volume. Coprite la pentola con un coperchio e portate ad ebollizione i fagioli a fiamma medio-bassa. Quando i fagioli salgono in superficie, si formerà uno strato di schiuma. Toglietelo con un cucchiaio e fate cuocere lentamente i legumi, coprendo solo per metà la pentola con il coperchio. I tempi di cottura variano in base alla qualità dei fagioli, ma mediamente ci vorranno dai 60 ai 90 minuti. A metà cottura aggiustate di sale senza esagerare e aggiungete un cucchiaio di polpa di pomodoro. Per chi lo gradisce può aggiungere anche del sedano sminuzzato. Prima di spegnere, accertatevi che i fagioli siano ben cotti non solo esternamente ma anche internamente.